Quando leggo cose di questo tipo, veramente sento una distanza dalla realtà che mi fa pensare che ci sono in Italia due realtà, la realtà delle cose, dei fatti, dei cittadini e la realtà rappresentata da certi media. Ora, anche quando si è presentato il fatto del Partito del Sud, ma avete visto che non c'è stato nulla, sono venuti da me a dirmi mai al di fuori del Popolo della Libertà, sempre vicini a Berlusconi, Micci che addirittura ha un affetto trentennale nei miei confronti, e tutto invece si esagera, e molte dichiarazioni anche loro, e succede molte volte, vengono riportate sui giornali con davanti una parolina, se sarà giusto e leale, se... E quel se non c'era nella dichiarazione. E quindi mio padre è un uomo giusto e leale, non c'è bisogno di aspettare di vedere come si comporterà in futuro. E basta poche cose che si cambiano e si dà modo di interpretazioni o anche addirittura di parole e versioni che vengono riportate che non sono collegate in alcun modo alla realtà vera. Lei dice un uomo che ha tradito se stesso, quindi è come l'intervista di Barbara a Vanity Fair, in cui qualcuno ha intravisto l'ispirazione della madre, e lei dice un uomo che ha tradito se stesso, quindi vuol dire tutte le accuse sono vere. No, io posso dire una cosa però, questo non, ripeto, non faccio l'interprete e non solo, non sono, come dire, il decrittatore dei pensieri, però tu hai detto una cosa ora, intervista ispirata dalla madre. Ora, chiunque abbia un figlio o una figlia di 24 anni, io ne ho una, sa benissimo che sono in grado di gestirsi le cose e di arrivare alle loro conclusioni da sole. Questa storia che c'è sempre qualcuno che manipola, dirige, ispira, è un pochino, diciamo così, limitativo, perché se ciascuno di noi dovesse pensare che quello che decide o che fa è ispirato da un altro, francamente si sentirebbe un po' scocciato. Allora, perché dobbiamo pensare che una ragazza come Barbara Berlusconi è ispirata da madre? Ma quella ha 24 anni e pensa subito con la sua testa esattamente, sì, come no, tuo te lo figlio, dico subito, è la figlia del Presidente del Consiglio, è la figlia di Veronica Lario. In questo momento è chiaro che qualunque parola, tra virgolette, esca, non è un'intervista che si fa al ristorante, è una cosa con le domande scritte, le risposte scritte, il dosaggio, riletto, le virgole, eccetera. Allora, proprio perché è una ragazza intelligente, di 24 anni, indipendente, sovrana, quando uno le chiede la storia di Noemi, lei deve rispondere, secondo me, come si permette lei di fare una simile domanda. Vabbè, che riguarda mio padre. Fatti suoi, quando le chiede l'eredità, lei non può dire se mio padre sarà giusto ed equo non ci saranno liti, deve dire dato che mio padre è giusto ed equo non ci saranno liti. Oppure terzo elemento, Franceschini che dice qualunque padre si vergognerebbe, com'è con la frase là, dice no, lui l'ha detta Franceschini perché è stato capito male. Mi pare che abbia messo il punto su questa cosa Silvio Berlusconi dicendo quell'intervista andava benissimo, l'ha detto il Presidente del Consiglio, sei contento lui? Basta, ok. Il modo di fare informazione sta cambiando. E l'informazione non è più statica, cioè Gasparri o io questa sera dico una cosa in televisione, chi c'è l'ascolta bene, chi non c'è non l'ascolta, non importa, se l'è persa non la risentirà mai più. Vengono fotografate queste cose, vengono messe a confronto, dopodiché giustamente Lerner dice bisogna poi vedere se i cittadini ne faranno uso e questo porterà detrimento all'immagine dell'un politico piuttosto che beneficio all'immagine dell'altro politico. Però sicuramente l'informazione cambia.